Vi ricordo che nelle precedenti due lezioni ci siamo occupati delle condizioni di equilibrio limite, abbiamo poi diffusamente analizzato la teoria di Rankine e la teoria di Coulomb. Mostreremo ora, nel corso di questa lezione, come i concetti acquisiti possano essere utilizzati innanzitutto per la valutazione delle spinte agenti sulle opere di sostegno, e successivamente vedremo come procedere con le verifiche di sicurezza. Allora, passando alla prima parte della lezione, che è quella dedicata alla valutazione delle spinte, iniziamo l'analisi di stabilità prendendo in esame un'opera a gravità. Allora, se come voi vedete in questa immagine, si prende in esame il percorso di carico di un elemento di terreno situato su una potenziale superficie di scivolamento e si analizza questo percorso di carico nel piano ST, dove S è uguale a un mezzo sigma V più sigma H e T uguale a un mezzo sigma V meno sigma H. Queste sono le nostre variabili tensionali di riferimento. Riportiamo in questo piano la retta K0 che definisce la condizione di stato di sforzo iniziale e la retta KF che definisce le condizioni finali a rottura. Bene, il punto di partenza supponiamo sia rappresentato dal punto A. Se l'opera è a sostegno di una formazione argillosa, lo scarico tensionale dovuto proprio alla esecuzione dell'opera genera una sovrappressione interstiziale negativa. Il percorso di carico in termini di tensioni efficaci, come voi vedete in questa immagine, è rappresentato dal passaggio dal punto A al punto B ed eventualmente in condizioni iniziali, cioè in condizioni non drenate, l'elemento di terreno tenderebbe a raggiungere la rottura nel punto evidenziato da B'. In queste condizioni iniziali i margini di sicurezza risultano espressi dal rapporto tra l'ordinata corrispondente al punto B' e l'ordinata corrispondente al punto B. Con il procedere del tempo e in particolare con il procedere della dissipazione delle sovrappressioni interstiziali, il punto B tende a spostarsi orizzontalmente verso sinistra, eventualmente raggiungendo la rottura in corrispondenza del punto C. Si evince quindi da questa analisi del percorso di carico e soprattutto dal passaggio dalle condizioni iniziali non drenate alle condizioni finali drenate, che le condizioni critiche per la stabilità della nostra opera sono le condizioni finali a lungo termine. Quindi in una situazione di questo tipo l'analisi di stabilità dell'opera di sostegno va condotta principalmente in condizioni drenate. Allora, precisato questo punto, vediamo come valutare le spinte in condizioni drenate. Nuovamente, nel caso di un muro a gravità, come abbiamo già avuto modo di evidenziare nella precedente lezione, la presenza dell'attrito muro-terreno provoca una rotazione dei piani principali, sicché la superficie di scivolamento è una superficie curvilinea. Ai fini pratici, però, della valutazione della spinta attiva in queste condizioni, risulta sufficientemente approssimato il ricorso alla teoria di Coulomb che prevede che la superficie di scivolamento sia rappresentata da un piano. E in particolare, se il paramento del muro è rappresentato da questa retta e la frontiera del terrapieno da questa retta inclinata con inclinazione I rispetto all'orizzontale, ossia non intervengono nella geometria delle spezzate, sicché il nostro cuneo di terreno coinvolto nell'eventuale scivolamento è rappresentato da un cuneo triangolare, è possibile definire sulla base della geometria del problema, che è caratterizzata dall'angolo beta del nostro paramento, dall'angolo I di inclinazione del terrapieno e dall'angolo delta che rappresenta l'obliquità della nostra spinta attiva rispetto alla normale al paramento stesso,
è possibile, si diceva, ricavare una soluzione analitica che è quella che è mostrata nella immagine successiva. Quindi la spinta attiva, secondo la teoria di Coulomb, in questo caso sarà data da un mezzo gamma H quadro K con A, dove H è l'altezza dell'opera di sostegno, e il K con A, coefficiente di spinta attiva, risulterà in questo caso una funzione dell'angolo di resistenza al taglio del materiale, dell'angolo d'attrito muro-terreno, dell'inclinazione beta del paramento e dell'inclinazione del terrapieno I. Quindi è possibile tener conto, cioè, di tutti i fattori che definiscono la geometria del problema e delle proprietà del materiale. Nel caso di un muro a mensola, quando si deve calcolare la spinta agente su quest'opera di sostegno, a stretto rigore è possibile applicare su questa parete verticale che voi adesso vedete tracciata nell'immagine la teoria di Rankine se i piani di rottura teoricamente non interferiscono con il paramento del muro stesso. Ma anche in questo caso risulta sufficientemente approssimata l'ipotesi che sulla parete AB agisca la spinta prevista dalla teoria di Rankine anche qualora ci fosse interferenza dei piani di rottura con il paramento del muro. Poiché il piano verticale è il piano che rappresenta la superficie libera del terreno, sono nella teoria di Rankine piani coniugati, lo stato di sforzo è rappresentato da una P con A che risulta avere la stessa inclinazione, in questo caso, del nostro terrapieno. Applicando quindi sulla parete verticale AB la teoria di Rankine, si ottiene in questo caso una soluzione che è in generale sufficientemente approssimata ed è a favore di stabilità. La tensione agente su un piano che sia parallelo alla superficie del terrapieno è data alla generica profondità da gamma per z coseno di i, e la tensione ad essa coniugata, che è la nostra tensione attiva sigma primo a, sarà data da sigma v0 k con a, dove K con A è il coefficiente di spinta attiva che, come voi ricorderete, dipende in questo caso dall'angolo di resistenza al taglio φ' del materiale che costituisce il terrapieno e dall'angolo di inclinazione del terrapieno stesso. Passiamo adesso ad esaminare una situazione decisamente più complicata. Come già precisato sempre nella precedente lezione, la stabilità di un diaframma, di un'opera di sostegno cosiddetta flessibile, è assicurata dalla presenza di uno o più vincoli e dalla mobilitazione della resistenza passiva nella parte infissa dell'opera stessa. Nuovamente, supponiamo di voler analizzare il percorso di carico di un generico elementino a valle dell'opera di sostegno per stabilire, come già fatto per l'opera di sostegno rigida, le condizioni critiche per la stabilità dell'opera stessa. Quindi ci poniamo nuovamente nel piano individuato dalle variabili tensionali S, T. Supponiamo al solito che questa sia la retta K0 che definisce lo stato iniziale e K con F supponiamo rappresenti le condizioni finali a rottura. Il punto A immaginiamo che rappresenti lo stato di sforzo iniziale, cioè lo stato di sforzo esistente alla generica profondità prima ancora di eseguire lo scavo stesso. In questo caso, se questa semiretta ES immaginiamo sia il percorso di tensioni totali dovuto semplicemente allo scarico tensionale operato dallo scavo, e quest'altra semiretta E con C supponiamo che rappresenti invece il percorso tensionale dovuto ai movimenti
del diaframma stesso. Quindi nel primo caso siamo in una condizione di estensione per scarico, nel secondo caso in una condizione di estensione per carico. Come si può immaginare, il percorso tensionale reale sarà intermedio a queste due situazioni limite. Perché? Perché lo stato di sforzo risulta influenzato sia dalle operazioni di scavo, sia dai movimenti che contestualmente avvengono. Quindi, di conseguenza, noi avremo un percorso in termini di tensioni totali alquanto complicato che quello mostrato da questa curva azzurra. Se immaginiamo che il nostro materiale sia un materiale costituito, ad esempio, da argilla tenera, il percorso in termini di tensioni efficaci sarà rappresentato da questa curva rosa. Immaginiamo di fermarci in corrispondenza di questo punto C. La condizione a rottura, la resistenza mobilitabile, in queste condizioni risulterebbe rappresentata dal punto C'. Se nuovamente con il passare del tempo noi immaginiamo che avvenga un processo di dissipazione delle sovrappressioni interstiziali, il punto C tende a spostarsi verso il punto D. E come è facile immaginare, osservando i rapporti che esistono tra l'ordinata del punto C, l'ordinata del punto C', che rappresenta la condizione di rottura in condizioni non drenate, in questo caso le condizioni critiche per la stabilità risulterebbero quelle che vengono ad instaurarsi a breve scadenza, cioè in condizioni non drenate. Quindi in queste condizioni non è a priori facilmente individuabile se le condizioni critiche siano quelle a breve scadenza o quelle a lunga scadenza, ed è necessario nell'analizzare le condizioni di stabilità di un'opera di sostegno flessibile, cioè di un diaframma, esplorare entrambe queste condizioni. Allora, con riferimento alle condizioni iniziali, cioè alle condizioni non drenate, come diffusamente discusso nel corso della decima lezione, l'indeterminatezza della sovrappressione interstiziale che insorge in seguito a complesse variazioni delle condizioni di carico rende necessaria un'analisi in termini di tensioni totali. Se quindi ci poniamo adesso nel piano di Moore, dove sigma rappresenta la tensione totale, tau la tensione tangenziale, l'inviluppo di rottura è rappresentato in questo caso da una rete orizzontale e la resistenza disponibile in condizioni non drenate è data dalla resistenza non drenata SU. Se sigma V0 rappresenta la tensione verticale totale iniziale, le due condizioni limite che possono essere raggiunte riducendo progressivamente la tensione orizzontale o aumentando progressivamente la tensione orizzontale definiscono le condizioni di equilibrio limite di spinta attiva e di resistenza passiva. Quindi in questo caso la spinta attiva andrà calcolata come sigma A uguale sigma V0 meno due volte la resistenza non drenata SU, nel caso della resistenza passiva avremo sigma V0 più due volte la resistenza non drenata SU. Quando invece si valuta la resistenza passiva in condizioni drenate, va ricordato che l'impiego della teoria di Rankin, che si basa sull'analisi dello stato di sforzo, prevede che il piano verticale e il piano orizzontale siano dei piani coniugati, di conseguenza lo sforzo agente sul piano verticale risulta parallelo al piano orizzontale, quindi la nostra resistenza passiva in questo caso avrebbe obliquità nulla, quindi è come se noi assumessimo implicitamente assenza di attrito muro-terreno, e la superficie di rottura risulta rappresentata da un piano. La soluzione così ottenuta è una soluzione che è sempre a favore di stabilità, anche se talora
risulta eccessivamente cautelativa a mano che aumentano i valori dell'angolo di resistenza al taglio. La teoria di Coulombe, invece, che cerca di tener conto dell'attrito muro-terreno, porterebbe ad avere un'inclinazione maggiore del piano di scivolamento, e l'ipotesi proprio di avere come superficie di scivolamento un piano comporta una sopravvalutazione della resistenza passiva. Quindi questa soluzione è sempre a sfavore di stabilità, ed è questo il motivo principale per cui noi qui non riportiamo nemmeno le formule che consentano di valutare la resistenza passiva secondo la teoria di Coulombe. La presenza dell'attrito muro-terreno, come voi già sapete dalla precedente lezione, è incompatibile con l'assunzione di una superficie di scivolamento piana. In realtà la superficie che si forma è una superficie curvilinea, per cui correttamente la resistenza passiva va valutata o con i metodi di equilibrio limite globale che tengano conto di una superficie di scivolamento curva e minimizzando la soluzione così ottenuta, oppure più vantaggiosamente può essere ottenuta tramite un'analisi dello stato di sforzo in presenza di un ventaglio di discontinuità, che è la soluzione che voi vedete riprodotta in questa immagine successiva. Passando da un elementino che si trovi nelle immediate adiacenze della parete dell'opera di sostegno ad un elementino lontano dalla parete stessa, si ha una continua rotazione dei piani principali e si può tener conto di questa continua rotazione tramite l'inserimento di un ventaglio di discontinuità. L'espressione del coefficiente di resistenza passiva risulta in questo caso la seguente. Come voi vedete da questa immagine, K con P risulta dipendente dall'angolo di resistenza al taglio del terreno, dall'angolo di attrito muro-terreno, dalla rotazione teta che subiscono i piani principali. Questo angolo 2 teta è legato a sua volta nuovamente all'angolo di resistenza al taglio e all'angolo di attrito. Ripeto, questa soluzione è una soluzione che, essendo basata su un'analisi dello stato di sforzo, quindi sul teorema statico della plasticità, è una soluzione che è sempre a favore di stabilità e presenta l'altro vantaggio di essere una soluzione analitica. Passando ora alle verifiche di sicurezza, va innanzitutto osservato che in generale la stabilità dell'opera è garantita solo è quella del complesso nel quale l'opera stessa è inserita. Così, ad esempio, con riferimento a questa immagine, se la nostra opera di sostegno, in questo caso un muro di controripa, è inserita all'interno di un pendio, occorrerà innanzitutto verificare la stabilità del pendio stesso nei confronti di eventuali fenomeni di scivolamento globale. Per quanto concerne invece le verifiche che interessano la stabilità dell'opera, il primo requisito di progetto richiede che sussistano adeguati margini di sicurezza nei riguardi di un cinematismo di traslazione. Allora, se W è il peso dell'opera, P con A rappresenta la spinta attiva, P con H e P con V rispettivamente la componente orizzontale e la componente verticale della nostra spinta. Il margine di sicurezza nella pratica corrente è espresso come rapporto tra le forze di attrito e la forza orizzontale che tende a provocare la traslazione del muro stesso. Quindi noi avremo che il nostro coefficiente di sicurezza sarà dato da W più la componente verticale della spinta moltiplicato la tangente dell'angolo di attrito muro-terreno, e P con H è la componente orizzontale della spinta. E solitamente
per quanto riguarda l'angolo di attrito, o se preferite il coefficiente di attrito tangente di delta, Terzaghi e Peck raccomandano valori che siano compresi tra 0,35 e 0,55, passando rispettivamente da un limo sabbioso a una sabbia pulita. Nell'effettuare una verifica alla traslazione, come voi vedete dall'impostazione di questa formula, viene trascurato solitamente il contributo della resistenza passiva agente a valle della fondazione del muro stesso. Ci sono validi motivi per trascurare questo contributo. Innanzitutto perché questa porzione di terreno è soggetta solitamente a cicli stagionali di imbibizione e di essiccamento, quindi è assolutamente difficile prevedere le proprietà di questo materiale, e poi perché, trattandosi di un materiale caratterizzato da modesto spessore, normalmente può essere soggetto anche ad asportazione, per cui risulta prudente nella pratica trascurare questo contributo. Passando adesso al secondo requisito di progetto, che è quello relativo alla verifica al ribaltamento, la verifica convenzionale richiede che sussistano adeguati margini di sicurezza espressi in termini di rapporto tra momento stabilizzante e momento ribaltante. Momento stabilizzante è il momento valutato rispetto all'estremità inferiore della suola di fondazione, in questo caso è dato dal prodotto della forza peso per il relativo braccio C, e il momento ribaltante naturalmente è dato da piccola per il relativo braccio A minuscolo. Facendo intervenire nuovamente componente orizzontale e componente verticale della spinta, il coefficiente di sicurezza può essere espresso come W per C diviso P con H per H meno P con V, che moltiplica il relativo braccio V. Sempre con riferimento a questa verifica, è buona prassi comunque verificare che l'azione risultante dalla composizione della forza peso con la spinta attiva, che voi vedete qui indicata come R maiuscolo, ricada entro il nocciolo della sezione di base del muro di sostegno, in maniera tale da limitare eventuali rotazioni rigide dell'opera stessa. Infine, sempre nell'ambito delle verifiche di sicurezza, occorrerà verificare che l'azione risultante R trasmessa dalla fondazione al terreno sottostante risulti inferiore al carico limite che produce il collasso del terreno di fondazione proprio per raggiungimento della capacità portante. Ora, le procedure che consentono di valutare il carico limite della nostra fondazione, tenendo conto della presenza di una componente orizzontale e dell'eventuale eccentricità di carico E, saranno oggetto della prossima lezione. E quindi per il momento, nei discorsi che seguono, questo aspetto sarà trascurato. Bene. Fatte queste precisazioni di carattere generale, adesso vediamo attraverso un esempio come procedere operativamente con la verifica di stabilità di un muro a gravità. Allora, immaginiamo di considerare il seguente esempio. Abbiamo un muro a gravità a sostegno di un terrapieno costituito da limo sabbioso, avente angolo di resistenza al taglio pari a 32 gradi, supponiamo che il peso dell'unità di volume sia pari a 18 kN al metro cubo, immaginiamo che il nostro terrapieno sia interessato da un sovraccarico pari a 10 kPa. L'altezza complessiva dell'opera è pari a 13,50 m, la parete interessata dalla spinta ha un'altezza pari a 12,50 m. Supponiamo che il terreno di fondazione sia costituito da sabbie e ghiaie.
Allora, volendo tener conto dell'attrito muro-terreno, calcoleremo il valore della spinta secondo la teoria di Coulomb, come già precisato, quindi avremo P con A uguale a 1/2 gamma H quadro K con A, H, ripeto, è l'altezza della nostra parete, e K con A è data dalla formula che noi abbiamo già commentato. Intervengono in questa formula l'angolo di resistenza al taglio del terreno, nel nostro caso 32 gradi, interviene il paramento del muro, interviene l'angolo di attrito muro-terreno. Solitamente nel calcolo della spinta attiva si assume che l'angolo di attrito muro-terreno sia pari a 2/3 dell'angolo di resistenza al taglio, quindi noi avremo in questo caso delta uguale a 20 gradi. Il paramento del muro è verticale, quindi beta è uguale a 0 e il coefficiente di spinta attiva risulta in questo caso pari a 0,275. L'altezza di calcolo è pari a 12,50 m, sicché applicando la formula precedente noi ritroviamo un valore della spinta che è pari a 386,72 kN per ogni metro di sviluppo di parete. Questo è il contributo dovuto al peso proprio del terreno, più 34,38 che è il contributo dovuto al sovraccarico. Complessivamente quindi otteniamo un valore della spinta pari a 421,10 kN per ogni metro di parete, con componenti verticali e orizzontali rispettivamente pari a 144 e 395. Allora, procedendo con la prima verifica, verifica alla traslazione, questa immagine vi ricorda le forze in gioco, il coefficiente di sicurezza nei confronti di un eventuale meccanismo di traslazione sarà dato dal peso del muro più la componente verticale della spinta moltiplicato l'attrito diviso la componente orizzontale della nostra spinta. E quindi sostituendo i valori prima trovati otteniamo un valore del coefficiente di sicurezza pari a 1,74. Normalmente quando si esegue la verifica alla traslazione si richiede che questo coefficiente di sicurezza risulti non inferiore a 1,5, quindi nel nostro caso la verifica alla traslazione risulta soddisfatto. Passando alla verifica al ribaltamento, come già detto, il coefficiente di sicurezza è espresso dal rapporto tra momento stabilizzante e momento ribaltante. Allora, tenendo presente che la spinta attiva dovuta al peso proprio del terreno è applicata ad 1/3 dell'altezza, la componente invece dovuta al sovraccarico è applicata a metà altezza, noi otteniamo la seguente espressione per il momento ribaltante, quindi avremo la componente orizzontale moltiplicata altezza del muro diviso 3, componente dovuta al sovraccarico 12,5 meno la componente verticale per il relativo braccio B che pare a 7, in totale otteniamo un momento ribaltante pari a 708,53 kN metro per ogni metro di parete e tenendo conto che il valore del momento stabilizzante è pari a 5450,10 abbiamo un coefficiente di sicurezza pari a 7,69. Anche in questo caso normalmente si richiede che la verifica al ribaltamento porti ad un coefficiente di sicurezza non inferiore a 1,5 e come voi potete notare in questo caso questa verifica è abbondantemente soddisfatta. In ogni caso, confrontando i due valori, è opportuno osservare che solitamente la verifica più restrittiva è proprio la verifica alla traslazione orizzontale. Nel calcolo del momento stabilizzante dovuto al peso proprio
l'opera di sostegno, come voi vedete in questa immagine, può essere convenientemente suddivisa in maniera tale da effettuare più agevolmente questo calcolo, e in questa tabella che voi vi ritrovate nelle vostre schede sono riportati i dettagli del calcolo che non commentiamo ulteriormente. Passando adesso invece ad analizzare le verifiche di stabilità di un diaframma, vediamo come procedere operativamente con il calcolo delle spinte e con le verifiche stesse. Allora, supponiamo di avere un'opera di sostegno, un diaframma a sostegno di uno scavo realizzato in una sabbia fine, caratterizzata da un angolo di resistenza al taglio di 34 gradi e con peso dell'unità di volume pari a 19 kN al metro cubo. Immaginiamo che lo scavo complessivo sia pari a 8 metri e supponiamo che sia presente un vincolo rappresentato da questo tirante. Se si introduce l'ipotesi che nella letteratura geotecnica è nota come ipotesi di estremo libero, ossia si suppone che la rigidezza relativa del diaframma sia tale da non comportare un'inversione della curvatura del diaframma stesso, allora in questo caso si può ipotizzare che il terreno a valle offra un vincolo assimilabile ad un semplice appoggio. Allora, con questa ipotesi, che ripeto è definita ipotesi di estremo libero, le due equazioni di equilibrio alla traslazione orizzontale e alla rotazione intorno al punto A consentono di individuare le due incognite fondamentali di questo problema, che sono rappresentate dalla lunghezza del tratto in fisso e dalla reazione che il vincolo deve essere in grado di offrire. Allora, il coefficiente di spinta attiva viene calcolato tenendo conto di un angolo di attrito muro-terreno pari a 2/3 dell'angolo di resistenza al taglio, quindi in questo caso pari a 22 gradi, risulta uguale a 0,254. In questo caso abbiamo nuovamente utilizzato la teoria di Coulomb. Per quanto riguarda invece il coefficiente di resistenza passiva, facendo riferimento alla soluzione menzionata, basata cioè sull'analisi dello stato di sforzo in presenza di un ventaglio di discontinuità, assumendo un angolo di attrito muro-terreno pari a 1/2 dell'angolo di resistenza al taglio, quindi in questo caso delta uguale a 17 gradi, si ritrova un valore del coefficiente di resistenza passiva pari a 5,66, e solitamente nella pratica corrente i margini di sicurezza vengono espressi tramite l'introduzione di un coefficiente di sicurezza solitamente pari a 2, che viene applicato alla resistenza passiva. Quindi il coefficiente di resistenza passiva che sarà introdotto nei calcoli, sarà dato da 5,66 diviso 2, cioè 2,83. Allora, sfruttando la prima equazione di equilibrio, cioè scrivendo che la somma dei momenti rispetto al punto A deve essere nulla, si ricava la lunghezza del tratto in fisso, che risulta pari a 2,50 m. Sfruttando invece la seconda condizione di equilibrio alla traslazione orizzontale, si ricava la reazione T con H che il vincolo deve essere in grado di offrire, in questo caso pari a circa 83 kN per metro di parete. Se si suppone di realizzare il nostro vincolo con un tirante che abbia un'inclinazione rispetto all'orizzontale di 10 gradi, il tiro
che il tirante stesso deve essere in grado di garantire risulterà pari a 84,34 kN per ogni metro di parete. Una volta effettuate queste verifiche di stabilità, giova ancora fare alcune osservazioni, soprattutto per quanto riguarda l'efficacia del tirante stesso. Ora, il tirante risulta efficace se la parte attiva del tirante stesso, quella che solitamente viene indicata anche con il nome di fondazione del tirante, ricade al di fuori del cuneo di spinta attiva. E nel caso in cui l'ancoraggio venga realizzato tramite una piastra di ancoraggio, allora in questo caso occorrerà verificare che il cuneo di resistenza passiva della piastra e il cuneo di spinta attivo al tergo del diaframma non siano tra di loro interagenti. E quindi di conseguenza occorrerà posizionare la piastra a sufficiente distanza in maniera tale da evitare questa interazione. Un ultimo aspetto importante nella progettazione delle opere di sostegno riguarda i dispositivi di drenaggio. Nel corso delle precipitazioni il terrapieno tende a saturarsi e la stabilità dell'opera stessa è profondamente influenzata dal tipo di drenaggio esistente e da eventuali moti di filtrazione che possono crearsi nel terrapieno stesso. Allora, occorre precisare innanzitutto che i dispositivi di drenaggio dipendono dalle finalità dell'opera, dalla natura del terrapieno, dalle condizioni al contorno che vengono di volta in volta a crearsi. In terreni di elevata permeabilità solitamente vengono realizzati dei fori di drenaggio avente un diametro dell'ordine di 100-150 mm e che vengono posti ad interasse orizzontale e ad interasse verticale variabile da 2 a 4 metri. In terreni invece che siano mediamente permeabili, solitamente si realizza un dreno continuo verticale con un tubo microfessurato in grado di raccogliere ed allontanare l'acqua convogliatavi dal dreno stesso. Invece in materiali di scarsa permeabilità viene realizzato sovente un tappeto drenante continuo che ha anche la funzione di evitare la formazione di lenti di ghiaccio in presenza di materiali sabbioso-limosi e talora si ricorre anche alla realizzazione, come adesso voi vedete in questa immagine, la realizzazione di un doppio tappeto drenante, soprattutto se il terrapieno naturale è costituito da materiali argillosi particolarmente rigonfianti è pertanto in grado di esercitare spinte di entità difficilmente valutabili da un punto di vista teorico. Quindi questo è un accorgimento particolarmente importante per evitare questi fenomeni di rigonfiamento. Per quanto riguarda la valutazione delle spinte, in presenza di moti di filtrazione è innanzitutto necessario realizzare studiare il reticolo di filtrazione. Se ad esempio si è in presenza di un tappeto drenante, noi avremo prevalentemente delle linee di filtrazione verticale, le equipotenziali saranno rappresentate da queste linee orizzontali e nel caso in cui il terrapieno sia costituito da materiale omogeneo, in ogni punto la pressione dell'acqua risulta nulla, in quanto il carico piezometrico risulta uguale all'altezza geometrica. Quindi per quanto riguarda il calcolo della spinta attiva in queste condizioni si procederà come usualmente, salvo però tener conto che in questo caso per quanto riguarda il peso proprio del terrapieno va introdotto il peso del materiale allo stato saturo.
Se invece si è in presenza di un dreno verticale, il problema può essere decisamente più complicato. In ogni modo, se noi supponiamo che questa sia la superficie di scivolamento e consideriamo un punto A appartenente a questa superficie di scivolamento, il valore della pressione interstiziale nel punto A può essere calcolato osservando che il carico piezometrico in A deve essere uguale al carico piezometrico nel punto A'. E poiché il punto A' si trova a pressione atmosferica, ne risulta che il valore della pressione nel punto A sarà data semplicemente da gamma W che moltiplica la differenza di quota esistente tra i due punti. Noto allora il valore della pressione interstiziale nel punto A e noto il valore della pressione interstiziale in tutti gli altri punti, che può essere calcolato con la stessa procedura, si può determinare il valore della risultante delle pressioni dell'acqua. Di conseguenza, il poligono delle forze, noto il valore del peso proprio del terrapieno saturo, della sottospinta SW, nota la direzione della reazione offerta dal terreno lungo la superficie di scivolamento e nota la direzione della spinta attiva, si può calcolare quindi il valore della spinta attiva in presenza di un moto di filtrazione e quindi tener conto degli effetti dovuti alla filtrazione in presenza di precipitazioni. Bene, ci fermiamo qui con queste considerazioni e vi preannuncio che la prossima lezione sarà dedicata alla valutazione della capacità portante, del carico limite delle fondazioni di rete.